per consentire una diffusione pervasiva della digitalizzazione dei processi occorre essenzialmente crederci. Digitalizzare o dematerializzare i processi è essenzialmente una sfida, soprattutto per le imprese. Una sfida che è volta di fatto a sostituire quello che è lo strumento del documento cartaceo come un qualcosa che cristallizza le informazioni all'interno di un supporto, appunto la carta, in flussi di dati in formato elettronico che sono più accessibili, più integrabili e quindi consentono di portare benefici di efficienza, ma evidentemente anche in termini di disponibilità non trascurabili. Nel nostro paese in un anno ammonta circa 45 miliardi di documenti, un numero decisamente significativo. Trasformare questo numero in fogli di carta significa parlare di 600 miliardi di fogli di carta ogni anno stampati per motivi di business. Ecco, in termini di risparmi si possono risparmiare evitando di stampare tutta questa carta almeno 200 miliardi di euro. Nel nostro paese la dematerializzazione, o meglio la digitalizzazione dei processi, è agli inizi complessivamente, tuttavia in alcune realtà imprenditoriali si vede uno stimolo forte in questa direzione. È l'esempio per esempio di Conad del Tirreno, piuttosto che di Media Market, entrambi hanno spinto significativamente sulla dematerializzazione dei documenti di interfaccia, cioè l'ordine, i documenti a supporto delle consegne, i documenti a supporto delle fasi di fatturazione. Nel mio piccolo quello che cerco di fare è evitare di stampare laddove è possibile, è poco, però è qualcosa. Credo che sia esattamente questo il punto, ognuno dovrebbe chiedersi che cosa può fare per sostenere il percorso verso la sostenibilità. Uno spreco al quale non riesco a rinunciare, beh, purtroppo, è l'utilizzo dell'automobile per andare da casa mia al posto di lavoro. Mi giustifico da solo dicendo che tendenzialmente non è ben servito dai mezzi pubblici questa tratta. Non so quanto sia realmente vero, però è sicuramente un'area nella quale faccio fatica a rinunciare alla comodità della mia macchina.